La nuova era digitale reca con sé opportunità e innovazione. Lo sa Benasso Camuna che giovedì 24 settembre ha dedicato un convegno al tema dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. L'appuntamento, organizzato con Agenzia Lavoro Camunia, si è rivelato un'importante occasione per fare rete fra sistema cooperativo e associazionismo d'impresa e dar vita così a nuove opportunità di collaborazione fra cooperative e imprenditori, in particolar modo in riferimento alle convenzioni poste all'articolo 14. Un incontro che ha consentito non solo di sensibilizzare le aziende all'inserimento lavorativo dei disabili, ma anche di riflettere su come la trasformazione digitale stia cambiando l'assetto delle imprese e il mercato del lavoro e illustrare il progetto biennale Nobilita finanziato da Fondazione Cariplo, a cui Asso Camuna ha partecipato con l'Agenzia Lavoro Camunia e molte cooperative del Consorzio Solco. Innanzitutto ringrazio il Solco per aver proposto questa iniziativa. L'obiettivo è appunto iniziare un percorso e continuarlo nel tempo, e quindi questo è solo l'inizio di un percorso che secondo me dovrà coinvolgere gli imprenditori in primis, e quindi la casa degli imprenditori è il posto ideale dove poterci incontrare per la prima volta e incontrarli e cercare di sollecitarli sulla missione sociale che l'imprenditore deve dare al proprio territorio. La missione sociale è appunto inserire in ambito lavorativo delle persone magari con difficoltà e quindi collaborare con chi veramente, quindi le cooperative, vogliono aiutare le persone a poter portare avanti un'attività nella loro vita. L'obiettivo quindi adesso è cercare di instaurare un percorso, cercare di camminare insieme e incontrare i singoli imprenditori per portare a casa il risultato. Sì, un incontro fra il mondo dell'impresa tradizionale e il mondo della cooperazione che ha l'obiettivo di educare le imprese al tema degli inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati, ma che allo stesso tempo vuole provocare il mondo delle cooperative attraverso una riflessione che nasce proprio da, diciamo, l'eredità dell'emergenza sanitaria e dell'emergenza Covid-19, il tema dello smart working, il tema del co-working come nuovo paradigma nel mondo del lavoro. Come conciliare le esigenze di inserimento di soggetti svantaggiati a questi nuovi strumenti e a questo nuovo modo di concepire il lavoro è anche oggetto dell'incontro di oggi. Sicuramente aver modificato lo stesso approccio al mondo del lavoro e del lavoratore attraverso la verifica dei risultati e non invece una semplice verifica della presenza in ufficio offre delle grandi opportunità per ragionare in termini di inserimento di soggetti svantaggiati. Ecco, questa è la nostra provocazione nel mondo della cooperazione ed è anche l'inizio di una collaborazione che speriamo si traduca poi in nuovi appuntamenti all'interno delle aziende.